lavate giù, signore, lavate sempre giù. La faccia andare in giù. Ecco, no, no, vabbè, io perfetto, perfetto. Giorgio. Adesso l'inquadratura direi che è somma. Mi dica. Ho chiamato. Mi dica. Ho chiamato 5 minuti fa Angelo Saracini, che è un amico che sta in Grecia. E mi ha detto che sì. Gli stipendi sono le pensioni sono scese a 240 euro al mese. E che sì. Praticamente adesso, oltre ad avergli messo la tassa sulla corrente elettrica, e che queste notizie non arrivano in Italia, no? Mi pare giusto. La troica, no? Oltre ad aver imposto al governo di aver spostato le tasse sulla bolletta della corrente elettrica, dice che ci sono intere file di famiglie agli sportelli della nostra equivalente Enel, a farsi riallacciare ogni volta la corrente, chi può, perché le tasse stanno... Non solo, dice che adesso stanno sequestrando le case. Ora, in virtù... Certo. In virtù del Berlusconi che ha dato la fiducia a Letta, ed in virtù di quella ex grillina che ha dato il voto di fiducia a Letta, piangendo su se stessa, Gesù Cristo disse: non piangete su di me, ma piangete su di voi e su dei vostri figli, ci starebbe bene. Cosa ne pensi di questo Berlusconi? Allora, ne ho già parlato ampiamente e ho scritto questa mattina, mi auguro che tutti e due l'abbiate letto, d'altronde questa questione io l'ho descritta leggendo un'opera importantissima, vecchia di 3.000 anni, quindi precedente ai Vangeli, che riguarda degli aspetti autenticamente validi dei rapporti sociali. Come si fanno le guerre? Come si combatte? No? Allora, il sottoscritto, che ha tenuto conto anche di quanto scritto da altri sulla questione, e mi riferisco a Napolibera, oltretutto mi riferisco anche a Paolo Ferraro, ha ritenuto opportuno di dover scindere due aspetti fondamentali della vicenda. C'è una vicenda politica, che è quello che noi conosciamo, e c'è una vicenda personale. Qui non riesco a visualizzare gli amici e mi auguro che ci siano e che non siano solo dei fantasmi. La vicenda personale di Berlusconi va vista non in un'ottica politica, ma nella vicenda personale stessa. L'individuo è stato chiamato in causa per un'operazione molto importante che si trova a ridosso. Vi invito alla lettura dell'analisi che ha fatto l'amico Antonio De Martini sulle conclusioni della guerra di Siria, dove dimostra in maniera molto chiara che sono stati sconfitti sia Hollande che Cameron, che il Papa ha agito con maggiore incidenza di quanto non si creda. Dimmi. Scusa, non hai aggiunto, sì. Non hai aggiunto con nostro grande dispiacere. Sì, no, siamo qui tutti a piangere, veramente. Sapere che Hollande è stato sconfitto, è un dispiacere terribile. Per il resto, veramente, vi invito a leggerlo perché è un'analisi importantissima. Le previsioni, ovviamente, che noi avevamo fatto, io mi sono permesso di fare, era che i russi non avrebbero permesso che gli americani e i loro associati si prendessero la Siria. Infatti è successo così. Ora, Obama ha fatto una figuraccia, ma il governo americano in se stesso è riuscito a tirarsi indietro prima di dover fare qualche passo falso. Gli israeliani, che continuano a tutt'oggi a fare la faccia feroce, in realtà sono ben contenti che
di non essersi impegnati, perché avrebbero avuto una tale scarica di bombe di ogni tipo sulla testa che probabilmente altro che Auschwitz, va bene? Diciamola chiaramente. Quindi, a questo punto, oltre all'ipotesi che ho fatto io, quindi io ho già diviso la questione in due aspetti fondamentali. L'aspetto politico vero e proprio, il fatto che cioè sia passato questo governo, che avrà sicuramente dei risvolti che noi al momento non conosciamo, ma che possiamo sicuramente prendere come riferimento visto quello che sta succedendo in Grecia. L'altro aspetto, ripeto, è un aspetto puramente personale, laddove io personalmente sono convinto che Berlusconi, che non è un uomo incolto, oppure a qualcuno che l'ha consigliato, abbia come punto di riferimento queste opere, gli stratagemmi che fanno parte della grande cultura bellica, dell'arte della guerra, da Sun Tzu in poi, dei cinesi, che abitualmente non perdono le guerre. Poi, abitualmente, poi giustamente tu hai sottolineato un altro aspetto, che è quello appunto oro e lavoro nella nuova economia, che descrive l'aspetto rivoluzionario dell'ultima guerra che noi abbiamo fatto, la guerra dell'oro contro il sangue, che è un altro aspetto ancora, però noi lo dobbiamo sottolineare oggi. L'evoluzione della società è tale per cui noi non possiamo più considerare il lavoro come era il lavoro che veniva preso in considerazione fino a 30-40 anni fa. Il lavoro operaio che ha dato il via al movimento operaio nell'Ottocento, che ha improntato l'ideologia dei sindacati, qui si tratta di cosiddetti sindacati dei lavoratori, quelli che chiamano sindacati ufficiali, la triplice, la quadruplice, sono sindacati che da decenni sono d'accordo con i datori, perché la loro politica, la loro ideologia, la loro filosofia è sorpassata. Ma la vogliamo dire una volta buona per tutti, che mentre in Germania, no? Per volontà del Führer, i sindacati siedono nei consigli d'amministrazione perché hanno un posto nei consigli d'amministrazione. In Italia questo non avviene e sono asserviti. A dir la verità non è proprio così. Allora, intanto diciamo che è stata la Repubblica Sociale Italiana la prima a codificare in termini statutari il sistema, perché un conto è dire in un quadro di carattere privatistico che era quello della Germania italiana, dice io te metto rappresentante dei lavoratori in consiglio di amministrazione, è un conto è istituzionalizzare con degli istituti specifici che derivano dal corporativismo, perché se non si può capire. Non si possono capire le leggi della Repubblica Sociale Italiana, non mi riferisco ai famosi 18 punti, perché la gente non capisce niente, non ha mai letto niente, non sa niente nessuno. I 18 punti di Verona sono i punti del Partito Fascista Repubblicano, non dello Stato della Repubblica Sociale Italiana. Sono due cose completamente diverse. Certo. Quindi, esistono delle norme di legge, vanno lette quelle norme di legge. Le norme di legge che derivano da un incontro culturale tra la scuola corporativa e le istanze socializzatrici si sono strutturate in una maniera tale per cui è tutto organico, cioè la rappresentanza è organica all'interno della fabbrica, vista come
fabbrica nell'interesse collettivo generale, nel caso specifico nazionale, perché ovviamente si tratta di un socialismo nazionale. Non si capisce come possa esistere un socialismo internazionale o internazionalista, tant'è vero che erano tutte balle raccontate, come sappiamo bene, soprattutto da Trotsky, no? Perché lo scontro che ci fu tra il trotskismo e lo stalinismo è appunto quello. Stalin diceva comunismo in un solo Stato. Trotsky voleva portare la rivoluzione in tutto il mondo. Tant'è vero che mentre Stalin ha fatto in un modo o nell'altro un comunismo nazionale, sicuramente nazionalista, talché indusse Mussolini a scrivere un famoso articolo in cui diceva che finalmente anche in Russia hanno copiato il fascismo. Trotsky, i veri eredi di Trotsky sono i neocons o teocons che meditano e progettano il conquista del mondo dagli Stati Uniti d'America, regno dei finanzieri. Questo è il quadro generale. È chiaro? Su queste cose dobbiamo avere le idee chiare. Allora, se noi vogliamo ricreare una società con la valorizzazione del lavoro, non dobbiamo certo prendere in considerazione tutto quello che è stato fatto in Italia dal 45 in poi, perché come sappiamo bene la prima cosa che hanno fatto lor signori quando hanno sconfitto la Repubblica Sociale e ucciso i suoi vertici è quella di abrogare le norme che sono sulla della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Sociale Italiana, le norme della socializzazione, che non sono, ripeto, norme scritte così, no? Con tre parole, sono un corpo organico, elaborato in 30-40 anni di lavoro, capito? Di intervento intellettuale, perché non è soltanto la scuola corporativa di Pisa, c'è anche la scuola di mistica fascista che ha elaborato queste cose. Sulla base di che cosa? Di una elaborazione che deriva dal secolo precedente, perché di mezzo c'è il corporativismo cristiano, di mezzo c'è l'enciclica sociale, cioè la politica sociale della Chiesa, e tutti questi assieme. La Rerum Novarum e tutti questi assieme hanno portato a una elaborazione definitiva che possiamo dire valida anche oggi, che è stata quella della Repubblica Sociale Italiana. Spero di essermi spiegato. Benissimo, direi. Infatti, come capita spesso in Italia, Ubaldo, le cose si fanno all'ultimo giorno, no? Ubaldo, mettendoti in condizione, sì, che il nemico che sta arrivando annulla tutto. Questa è la grande intelligenza di certa gente, no? Dico, hai notato che solo tre parole mie innescano un quarto d'ora di discorso di Giorgio? Eh certo, per forza, è normale. Ci sono talmente cose lì. No, ma diciamo un'altra cosa. Tante cose Giorgio, da dire, certo, che non puoi fare a meno di dirle. Giorgio, sì, è la prima volta che io, allora, Giorgio ha detto cose importanti che io sapevo già, però è la prima volta che viene detta in Italia nel dopoguerra, sia per iscritto che, diciamo, in una trasmissione televisiva, radiofonico o verbale, cioè che i 18 punti di Verona non hanno nulla a che fare con la Costituzione che allora si doveva fare della Repubblica Italiana, ma sono né più né meno che il programma del Partito Fascista Repubblicano. Repubblica, non lo sa nessuno. No, infatti, non lo sa nessuno. Questo è un bracco di ignoranza. Per fortuna, no, perché tu sai benissimo che alla Carta Costituzionale della Repubblica Sociale Italiana ci lavoravano il grande Alberto Biggini, caro Alberto Biggini, su commissione di Mussolini, e anche Rolando Ricci. Senti, no? Allora, Rolando Ricci, già con un libro bellissimo su Rolando Ricci che si intitola Il Socrate di Mussolini, che è un libro veramente da leggere. Molto bello. Però attenzione, ripetiamo alcune cose, aspetta un minuto Giuseppe, perché mi hai dato la stura a dire altre cose. Attenzione. Allora, il governo della Repubblica Sociale Italiana era un governo in cui c'era il presidente, che era Mussolini, perché si trattava di una repubblica presidenziale. Esatto. Ed era un governo di centrosinistra, non era un governo di estrema sinistra,
o di socializzazione in senso lato. Era un governo di centro-sinistra dove c'erano molti elementi che erano elementi centristi, di politica centrista. Sì, sì. E dove la sinistra era rappresentata da Pavolini, segretario del partito fascista repubblicano. Anche queste cose qui non le dice nessuno, perché qui c'è un sacco di gente che non sa nulla. Parla Vanberg con un'ignoranza spaventosa. Allora. Però scusa, Bencini era liberale in ogni caso, eh? Diciamo. Certamente, vabbè, certo. Ma sì, come poteva esserlo Giovanni Gentile? Giovanni Gentile sì, pensava a se stesso come liberale. Lui si è sempre considerato liberale. Giorgio, scusa un attimo, vorrei fare una domanda a tutti e due. Ma voi sul tema liberale non vedete, non sentite che c'è, ognuno racconta a modo suo, cioè questo liberalismo, cioè ognuno se lo canta come cacchio vuole, ma esiste una definizione unica di liberalismo oppure ognuno se la canta come vuole lui? Questo vorrei capire. Beh, c'è il liberal-liberismo, che è quello che comanda oggi, che è dominato dal potere economico-finanziario. No, perché c'è gente, no, che parla di liberalismo, però ha fatto la conclusione che alla fine cosa vogliono dire? Che io faccio quel cavolo che voglio io, me ne frego degli altri. Ma il liberalismo, cioè, giustamente parlando, cioè si può pensare questa cosa qui. I liberali della destra storica italiana erano tutt'altra cosa dei liberal-liberisti interpretati oggi dai post-comunisti, cioè dai cattocomunisti. Sono cose ben diverse. Poi io ho conosciuto i vecchi esponenti del vecchio partito liberale, quel partito che faceva parte di quei governi centristi, erano dei liberali, non erano delle persone asservite agli interessi bancari. Sì, ad esempio Malagodi era un uomo che era nato sotto la coda di Cosoli, dell'ex factotum della Banca Commerciale assieme alla Malfa, no? Ma sì, per il resto i liberali erano ancora fino agli anni Ottanta i vecchi liberali, vecchio stile, vecchio stampo, capito? Sì, la sì, vecchia destra che storica di fino a 800, sì, inizio 900, Giolini. Che poi hanno trovato in Montanelli il loro, diciamo così, intellettuale di punta, diciamo così. Sì, appunto, diciamo, quel liberalesimo lì, molto aperto, molto destrorso, intendiamoci bene. Sì, ma poi, non ha servito agli interessi dei finanzieri. Diciamo allora, che poi aspetta. Montanelli, i leader di Montanelli erano tre. No, anzi due, Giolitti, no, De Gasperi, no, tre, Giolitti, De Gasperi e Churchill. Erano allora, i leader di Montanelli, quindi è impazzinato. Sì, posso dare il mio minuscolo apporto? Nasce una certa confusione perché in Italia abbiamo due parole, liberismo e liberalismo, ok? È verissimo anche quello. Se tu vai a tradurre liberismo in inglese, noterai che la traduzione è liberalismo, quindi in Inghilterra questi due concetti, nel mondo anglofono, soprattutto nel mondo americano, i due concetti tendono a sovrapporsi. Però diamo una spiegazione, almeno per quello che sono le mie conoscenze. Il liberismo, e da lì anche il neoliberismo, è una pura scuola economica, facente capo alla scuola di Friedman di Chicago, dove si prevede la libertà di azione dell'economia, cioè tu sei libero di creare un'impresa, sei libero di fare quello che vuoi con questa impresa, hai lo spazio più possibile, più aperto e più libero di mangiarti gli altri, e tutta la strada e tutto il pianeta è tuo. Io naturalmente forzo la definizione perché c'ho un'altra idea in testa. Il liberalismo invece più, anche se adesso si è un po' contorta come concezione, è più una filosofia che prevede la libertà dei diritti dell'uomo, non dell'uomo economicus, ma dell'uomo pensante. Non so se mi spiego. E qui mi riallaccia proprio a quello che diceva Giorgio. Cioè il liberalismo che tende a dare agli individui
la libertà e l'uguaglianza davanti alla legge, perché lui citava Gentile come liberalista, ma Gentile era in questo senso, cioè dell'uomo libero pensante nell'uguaglianza del diritto. Non certo lui riteneva se stesso liberale, perché era nato, si era sviluppato a fine 800 in un mondo della destra liberale, da lì veniva Gentile. Quando il fascismo è andato al governo, Gentile era già in un modo o nell'altro al governo e c'era come liberale. Poi lui si è sempre l'elaborazione del pensiero gentiliano, che è quella che poi ha dato vita a tanti istituti, tra cui appunto il più importante, che è quello della teoria corporativa, di cui un grande esponente è stato Ugo Spirito. Ma Ugo Spirito chi era? Un seguace strettissimo di Gentile, diciamo pure della sinistra gentiliana, no? E allora basta dire quello, come stanno le cose. Uno vive se stesso e poi realizza un'altra cosa, perché è chiaro che genesi e struttura della società di Gentile contiene ben poco di liberale. Senti, adesso, soprattutto adesso, del liberalesimo. Cioè, però bisogna proprio per questo bisogna capire. Gentile era un filosofo, era il nostro Hegel italiano, anzi direi il nostro Kant, Fichte, Schelling ed Hegel messi insieme italiano, cioè, e quindi insieme a Benedetto Croce, ma per non poteva che autodefinirsi liberale. E per forza, perché se veniva da quella scuola, era una scuola liberale mitteleuropea. Ma per forza, voglio dire, non bisogna confondere quello che è una scuola economica con quello che è una scuola filosofica, sono due cose completamente diverse, tant'è vero che Gentile confluisce in tutto quello che è la scuola del ventennio, del fascista. Il liberismo non ha niente a che vedere con tutto questo, cioè è lampante, è evidente questo. Bene, Giorgio. E certo, perché i cambiamenti sono lenti e graduali. Certo. Allora, ci vuoi commentare o no alla fine sto voto di Berlusconi? Ha tradito se stesso? Certo, io. O ha tradito gli italiani? Mi ripeto. Sintetico però, eh. Siccome, come ho già detto oggi a Ubaldo, dove abbiamo anche parlato di una storia di assecondamento che un poeta fece nei confronti del Signore degli Inferi, ma questo rinviamo i nostri amici, quelli che ci stanno ascoltando adesso, se lo vadano a sentire quello che abbiamo detto prima con Ubaldo, va bene? L'inno alla scorreggia, quello lì è un'altra cosa. Qui c'è un'altra faccenda, che è un'altra faccenda abbastanza importante. Come ho detto scusa, prima. Fa vedere il libro, Giorgio, fa vedere il libro così, ecco, e lì c'è quell'inno, su quel libro lì. Ma questo inno alla scorreggia è stato riportato in tanti altri testi che io ho relativo agli stratagemmi, eh? No, ecco. Allora, quello dell'inno alla scorreggia, perché hanno riportato? Nell'ambito di una strategia che è quella di assecondare il nemico. Cosa succede a questo qui? Questo muore, va al Signore degli Inferi, il Signore degli Inferi, quando lui arriva, gliela spara una fortissima, no? E questo qui, che è un grande poeta, invece di indignarci, scrive un'ode a questa flatulenza, no? A questa tromba di culo, non è il caso. Vabbè, allora rientriamo nel merito. Io sostengo questa tesi, sono talmente convinto che Berlusconi è nettamente di una spanna superiore ai suoi nemici, compreso Angelino, come abbiamo detto, che io ritengo che lui si sia attenuto a questa regola. Ce ne sono due, però io direi che la più importante è questa. Per catturare qualcosa bisogna prima concedergli la libertà. E quello, che uno lo vuol leggere in cinese,
Eccolo qui, qui, scritto in cinese. Sappiamo che i nostri amici sono esperti di cinese, se lo vanno a tradurre. Traduzione letterale. Per catturare qualcosa bisogna prima concedergli la libertà. Ciò che si desidera catturare deve essere lasciato libero di andarsene. Concetti fondamentali. Stratagemma del gatto col topo. Stratagemma delle sefer. Stratagemma della conquista amorosa. Eppure, in determinate circostanze, il sedicesimo stratagemma, lasciare libero ciò che si desidera catturare, risulta necessario prima di presentare l'esempio classico di questo stratagemma, riportato in tutti i libri cinesi di stratagemmi. Vale la pena di ricordare il seguente episodio tratto dal più citato romanzo di un'epoca, eccetera, eccetera. Dove praticamente in questo intero romanzo e racconto si viene a raccontare il sistema utilizzato da un imperatore che, non potendo attaccare direttamente il suo nemico, gli si mette addosso, gli si mette alla carcagna, che a mio avviso è quello che ha fatto Berlusconi. Se noi ci mettiamo nella condizione di capire che cosa sarebbe successo qualora Berlusconi non avesse assecondato i cosiddetti traditori, noi ci troveremmo oggi un Berlusca oggi, no? Con il moccolo in mano a fare figura del tradito, dell'abbandonato, no? E del lasciato al suo destino. In questa maniera invece lui, e mi riferisco all'aspetto esistenziale suo, personale suo, non in una strategia politica generale, lui il moccolo non ce l'ha, perché ha secondato chi l'ha tradito. Ho capito. E resta ancora nella situazione, può darsi che poi l'assecondamento sia avvenuto in maniera tale per cui questo assecondamento ha comportato dei vantaggi per lui, soprattutto, presumo, personali. Questo è un discorso che sapremo i prossimi giorni. Già. Okay. Comunque, però la politica si fa così. Sì, comunque la politica si fa così, non si fa in altra maniera. No, beh, sono le tattiche, no? Beh, c'è la politica di Cesare, quando Cesare, quando la moglie dice non andare al foro che ti ammazzo, dice no, ma ti immagino, a me, sì, non mamma, e l'hanno ammazzato, no? Mussolini, che la moglie, prima che lui uscisse da Villa Tornonia, gli ha detto guarda che te fregano, non ci andare. No, a me, ti, ma io sono amico del re. E vedi che fine ha fatto. Senti, o meglio, non che fine ha fatto, no. Prima del 25 luglio la moglie gli aveva detto, dice, oh ragazzo, vedi di farli arrestare tutti, vedi un po' che cosa te fanno. Giorgio, scusa, una pulverizzazione. Quando noi diciamo che fine ha fatto Mussolini, commettiamo un grave errore, perché dovremmo dire che fine abbiamo fatto noi. Beh, va bene, certo, beh, adesso stiamo analizzando il comportamento di una persona. No. È meglio precisare questa fase, ho capito ciò che vuoi dire tu, era logico, però il significato è quello che ho detto io, che fine abbiamo fatto noi. Se impareranno quegli altri che volevano intervenire, non sono intervenuti. Purtroppo. Hanno lasciato che il tradimento si compisse, no? Purtroppo. Erano quelli stronzi. Esatto. Dimmi. Va bene, comunque, forse noi no, ma i nostri figli capiranno il prezzo che quei signori lì che hanno tradito stanno facendo pagare alle nostre generazioni. È già passato un secolo, fra poco. Sono 60. Allora, io vorrei continuare perché le guerre si fanno così, la politica si fa in questa maniera. Quinto stratagemma, approfittare dell'incendio per commettere un furto. Traduzione in cinese moderno. Traduzione letterale, approfittare dell'incendio per commettere un furto. Concetti fondamentali. Trarre vantaggio dalla situazione di bisogno, di disagio o di crisi in cui si trova l'altro. Attaccare il nemico che si trova in grave difficoltà, stratagemma dell'avvoltoio. Chiaro? Ora,
nel momento in cui apparentemente Berlusconi si trovava in difficoltà, lui ha ribaltato il quadro, non è più in difficoltà lui, sono in difficoltà quelli che, diciamo noi, l'hanno tradito. È chiaro, no? Scusa, insomma, uno dice io ti tradisco, allora guarda, vengo anch'io con te, ma pensate così, che cosa si può fare? No, stavo dicendo, Berlusconi con Mussolini ha avuto i suoi tre piedi che gli ha rotto le balle, cioè Berlusconi ha avuto subito Bossi, poi Follini, poi Casini, poi si chiama Fini e adesso Alfano, insomma ha avuto sempre rompipalle insomma davanti ai piedi, e poi Berlusconi. E beh, ma perché pensi che non sia successo così con tutti? Sì, sì, e la storia si ripete, no? Infatti. Ce l'aveva anche Savonarola i rompicoglioni, no? Ce l'aveva Colla di Rienzo, no? Ce l'aveva. Ce l'hanno tutti, sì, i rompicoglioni. Sì. Che questo quando va bene, si mettono davanti, vogliono fare la mosca cocchiera, no? Sì, sì. Poi al momento opportuno dice ma qui suona male, pigliano, ce ne vanno. Infatti. E così si... Ma io penso che in Italia non è una forza. Non è una stranezza questo comportamento. No, ma infatti sto dicendo, deriva da un altro fatto, in Italia c'è delle forze che appena arriva un nuovo politico che cerca di fare in interesse della nazione, lo devono stroncare subito, chiunque sia. Tu hai detto una cosa giustissima. L'Italia è il paese dove è molto difficile rendere coeso un gruppo politico. Bravissimo, proprio così. Cioè uno che guarda, pensa a Enrico Mattei, pensa a Craxi dopo, pensa a Moro, adesso Berlusconi, lasciamo stare Mussolini prima che è un'altra faccenda, però nel dopoguerra qualsiasi uomo politico o manager di Stato che abbia cercato veramente di fare gli interessi dell'Italia è stato troncato con ogni mezzo, con la morte oppure con il casino politico di adesso. Esattamente. Ma tu pensa, io che alla mia età seguivo tutte queste faccende, gli attacchi terribili che facevano a Mattei. Sì, 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 beh, tu lo ricordi, tu se gli potevano rompere le scatole, gli rompevano le scatole. Attacchi terribili. Io di Mattei ti dico solo una cosa, ho letto gli schifi di articoli che spesso sul tempo Montanelli su Quello della Sera, c'è veramente una cosa vergognosa, io come Montanelli, certo, mi dispiace, lo dico chiaramente, lo stimo come, certo, scrittore di italiano, ma come giornalista e uomo mi fa schifo, gli sputare in faccia a lui, certo, a Giorgio Bocca, a Scalfari che è ancora vivo, a tutti i, certo, falsi maestri di questa Repubblica di merda, certo, ti dico solo una cosa, certo, che purtroppo gli italiani hanno un amaro destino. Se hanno un capo di governo, chiunque esso sia, che rappresenta gli interessi nazionali, lo devono sputare addosso, farlo fuori, e tutto arriva sempre dall'estero. Se, esattamente. Se tu esattamente. Basta guardare a chi ha in mano la stampa italiana di Grido, in mano a chi ha in mano quella, l'editoria, e ci siamo capiti tutto, no? Oh, tieni comunque presente che siccome la lotta politica non è finita, adesso sta andando in crisi anche il buon De Benedetti e ne vedremo delle belle, perché qui la lotta è all'ultimo sangue. Speriamo bene. Quindi abbiamo anche queste cose, però tu hai detto una cosa giustissima. La realtà dell'Italia è questa. Nel momento in cui una persona ritiene di dover, come dire, poter tirare le fila di qualcosa, si trova sempre un mercurio che buttato per terra. Un serpente tra le palle si trova. Sì. Si trova un serpente stradale in mezzo alle palle. Questo va, diciamo, c'è tondo. Una forza centrifuga incredibile. Una forza centrifuga incredibile. Sì, poi sì, si immagina, sì, arrivano i soldi di loro signori e le cose... Dopo le dichiarazioni, dimmi, democratiche di Giorgio e le opinioni moderate di Ubaldo, credo che possiamo chiudere. Sì. Perché siamo arrivati a 45 minuti. No, perché dietro l'angolo c'è sempre questa roba qua, perché quelli vanno avanti contro loro. Mandato da resta, mandato da resta europeo, che fra un po', ormai è già in pratica, fra un po' diventerà ufficiale. Capito? Purtroppo. Loro vanno avanti per quella strada. Senti, Giorgio. Capito? Va bene. Allora, no, io te leggo. Quanti libri, guarda. A proposito, dimmi.
ci faccio vedere. Sì, facci vedere, che cosa ci faccio vedere? Un libro. Va bene, senti. Che libro hai tirato fuori, Giorgio? Facci vedere, dai. Panariello chi? Dice. A proposito di parolacce, perché noi diciamo parolacce, no? E qui lui dice queste cose. Una delle cose che più mi hanno colpito quando ho cominciato a fare gli spettacoli in prima serata è stata la preoccupazione per le parolacce. In prima serata, infatti, non si possono dire. E tutti, ma proprio tutti a dirmi, mi raccomando, non dire parolacce. Mi è venuta un'ansia bestiale. Avevo gli incubi di notte, così ce li ho anch'io quando mi viene da dire. Questi intervisti. Allora. Aspetta. Mi sognavo una voce cavernosa, la voce di Rai 1, che mi ripeteva, Giorgio, Orgio. Non dire parolacce, acce. Ci sono milioni di persone, ole. Non fare il pazzo, asso. Allora, visto che mi hai provocato, hai da leggere ancora? No, altre due o tre parole. Comunque, Giuseppe, alla fine più mi sono così, liberato dall'incubo. Sì, aspetta. No, alla fine mi sono liberato dall'incubo del divieto e ho deciso di sfogarmi. Un minuto, finisco queste cose. Anche se so che in questo esatto momento sono al vaglio della censura. Ora io la censura me la immagino come 3-4 ometti seduti sul divano con quel cipiglio un po' Segalini che stanno ad ascoltare tutto quello che dici e si confrontano. Hai sentito? Sì, ha detto feci. Chiamo subito l'onorevole Pier Ferdinando Casin, cioè disordini. Oh sì, si autocensurano da soli. Ma andiamo, io vengo dal cabaret, o meglio, giungo dal cabaret, non si sa mai, dove è il pubblico stesso che dice le parolacce a te e tu le impari, va bene? Senti, visto che prima hai parlato del sonetto dedicato alla scorreggia, tu mi hai fatto rivenire in mente un qualche cosa che io ho studiato, ma non sui libri classici, perché tu sai che un po' come i poeti maledetti studiavano a mattino i testi classici, la sera i testi maledetti, e c'era un testo bellissimo che ti farò avere e che ti leggerò la prima parte, ed è una tragedia classica in tre atti, il titolo è Sculacciabuchi. Ah, la conosci? No, no. Giorgio, sei grande. Ascolta. No, ascolta. Quella non la voglio dire perché rischiamo troppo. C'era un'altra che girava, che è I figoni a Inculide. Esattamente. Allora, ti immagini io che ho fatto un'intensa vita goliardica, ti immagini che non so queste cose. Allora, il re di Corinto, Ifigonia sua figlia, Alà Bendur, primo pretendente, Don Pederasta, secondo pretendente, Uccellon Conte di Bellomanico, terzo pretendente, Spirito Chito, quarto pretendente, Spiro Chito, Enteroclisma, gran sacerdote, Imanla, gran cerimoniere, Bel Pistolino, elefante sacro, coro di nobili vergini e popolo. Tutto ciò accade nella reggia di Corinto, vastissima sala da trono, anno 93 avanti Cristo. Atto primo. Le porte sono spalancate,
per dare accesso al popolo, entra il gran cerimoniere. O popolo muto, su, snuda il bananco, non vedi che giunge l'amato sovrano? E il sir di Corinto, da nobile augello, qual mai non fu visto, duro e più bello? Sir di Corinto, dall'agile bene, errone ruina del fragile mezzo. Il sir di Corinto, dal cazzo peloso, del cur rubicondo ogni ora goloso. O popolo in gesta d'amore, s'affermi il sovrano più caro al tuo cuore. Rendiamogli omaggio nel modo migliore, offrendogli il culo delle nostre signore. Ma no, sarebbe distruggere tutto, è un capolavoro. Bisogna leggere ufficiale come inno nazionale del Parlamento italiano. Vabbè, io però, se tu te lo sei perso, questi due poemi te li mando, Giorgio, te li mando anche a te, Ubaldo. No, no, ce li ho. Va bene, mandami. Immagini. Io adesso devo andare, ragazzi. Allora facciamo una cosa, ci ritroviamo e li leggiamo, va bene? Sì, va bene. Comunque mandami per favore, mandameli. In raccolta meditazione. Assolutamente. Va benissimo. Ciao, buona sovranità. Sempre in onore del gran Dio Priapo. Assolutamente. Sempre in onore del gran Dio Priapo, sicuro. È sottinteso, è sempre. Ci vediamo, ragazzi. Sempre. Ciao.